Oggi ho qui con me una buona dose di granate. Granate ovviamente per il software, ovviamente repliche di granate vere, e andremo oggi ad analizzare tutti i vari tipi di granate che potete prendere ovviamente qui al Monopoly Software Shop, qual è il loro utilizzo, qual è la loro utilità, quali sono le loro peculiarità. Ovviamente, come al solito, prima di partire, sigla! Prima di lasciarvi al video, una cosa molto importante. Se il video arriva a 5.000 mi piace, che è tantissimo, vi porteremo la prova sul campo. Le farò sempre saltare addosso a me, le proveremo anche in campo per farvi vedere le peculiarità in azione delle granate, quindi bombardate il video di mi piace, altrimenti niente prova sul campo e non saprete mai quanto male mi andrò a fare. Continuiamo col video. Tutte queste granate sono prodotte dalla Tagin, una compagnia che si occupa appunto di produrre, creare e sviluppare questo tipo di repliche per il software. Quelle che andremo ad analizzare sono i loro modelli di punta, quelli che noi trattiamo. Vi spiegherò anche perché preferisco determinati modelli rispetto a degli altri. Partiamo con la prima. Prima e più famosa è sicuramente la Tag 67. La tipica granata americana, o perlomeno con lo stile americano, molto semplice sia nella forma che nell'utilizzo. Vi basta infatti andare a tirare l'anello della sicura, tenendo ovviamente ferma la leva della sicura. Nel momento in cui questo verrà rimosso e la leva della sicura mollata, quindi quando andrete a lanciare, ovviamente non quando ce l'avete in mano, la granata andrà ad esplodere. Ci mette 3-4 secondi ad esplodere e all'interno sono presenti dei pallini che, appunto, nel momento nel quale la carica all'interno va a esplodere, spara pezzi di granata da tutte le parti. Personalmente le granate a polvere come questa e come tutte le altre che vi farò vedere, quindi quelle che hanno effettivamente un'esplosione all'interno, sono le mie preferite, anche se ovviamente sono più costose rispetto a tipi di granate ricaricabili. Opinabile, perché le uniche veramente economiche sono le Okatsu e comunque non è che funzionino molto bene, come provato nel video. Queste sono sicure, vanno ad esplodere sempre nello stesso momento perché c'è appunto una miccia che va a innescarsi e soprattutto, per quanto mi riguarda, sono affidabili e vanno a riempire un buono spazio di detonazione, nel senso che una stanza la ripulite tutta molto molto bene, e anche in campo lanciarle dietro una paratia vi permette sicuramente di andare a eliminare il tango che sta là dietro. Formato compatto, bello tondino, trovano il loro spazio all'interno della maggior parte delle tasche portagranate e anche di tasche normali, quindi sono anche pratiche da trasportare. Qui di fianco ci sono scritte un po' di informazioni, vi dice che c'è il tipo di fuso che viene messo e anche il ritardo nell'esplosione, che è di 3,5 secondi. È più che sufficiente per fare attraversare metà del campo per arrivare giusto di fianco ai piedi di quello che è dietro una paratia che non si dichiara. Passiamo adesso alla Tag 19, che è il modello russo, ovvero questo formato qui. Molto famosa grazie a videogiochi come Stalker e Tarkov, e questo è il modello uguale alla Tag 67, ma versione appunto russa, quindi Tag 19. Il formato, come potete vedere, è proprio di quella granata tipicamente russa. Troviamo uno spinotto un pochino più alto, questa è la leva della sicura e qui l'anello della sicura o spoletta, che dir si voglia. Funziona nella medesima maniera della 67, troviamo sempre un delay di 3,5 secondi e un raggio d'esplosione che è il medesimo rispetto all'altra. L'unica differenza è che troviamo una leva della sicura molto più sottile, una forma un pochino più allungata e panciuta, ovviamente scritte in cirillico e altra roba, e lo spinotto in alto un pochino più lungo, quindi una forma un pochino allungata rispetto all'altra. Personalmente non cambia tanto nel lanciarle, nel senso che il lancio che funziona con queste è il medesimo che c'è con la 67, sono leggermente meno aerodinamiche se vogliamo, perché appunto più allungate, ma non credo che questo vada a impattare più di tanto sui risultati. Molto carine, soprattutto se dovete avere un setup filo russo, volete utilizzare armi di quel tipo lì, quindi ve la lascio lì. Questa che avete davanti a voi non è la stessa granata che avete visto prima, ma è la Tag 19Y, quindi la forma è la stessa, ma la funzione all'interno no. Questa è una granata stordente, placate gli animi. Ovvero la letterina Y sta a indicare che è stordente, quindi all'interno di questa, a differenza della Tag 19 con quella M rovesciata W, è che appunto questa non ha i pallini dentro, quindi nel momento in cui va ad esplodere teoricamente funziona da stordente. Vi ricordo sempre che le granate hanno e seguono delle regole diverse a seconda del campo in cui siete. In alcuni campi una stordente lanciata all'interno di una stanza, indipendentemente che vi colpisca
o meno frammenti di granata, vale comunque come eliminazione. Quindi anche se tirate una granata con pallina o non pallina all'interno di una stanza e voi siete all'interno o in un raggio di 5 metri, normalmente venite eliminati di default perché siete troppo vicini alla granata, indipendentemente che vi arrivino pallini o non pallini addosso. Vi ricordo però che questa cosa non vale sempre. In alcuni campi una stordente significa solo che bisogna cambiare stanza, in altri vuol dire che non potete sparare per 3 secondi, quindi favorisce l'ingresso di chi deve entrare, eccetera eccetera eccetera. Secondo me le stordenti in contesto urbano dovrebbero funzionare, che se ti esplodono vicino sei eliminato, ma questo è il mio modesto parere di softgunner. Finito il pippone, sostanzialmente questa è la versione stordente della Tag 19, quindi senza palline all'interno, sempre con leva della sicura sottile, allungato un pochino, sempre con le stesse funzioni di lancio, l'unica differenza per l'appunto fuoco, grazie mille, è che appunto non va a sparare fuori pallini, ma solo pezzi di granata che comunque arrivano e fanno male, lo so per esperienza. Nel caso invece stiate cercando una flashbang a forma di flashbang o non vogliate affiliarvi ai russi, che ci può stare in questo momento, il consiglio che vi do è usare l'FBG6, ovvero questa granata stordente. Questa è veramente fatta molto simile alle granate stordenti reali, per l'appunto troviamo sempre leva della sicura, anello, spoletta della sicura, all'interno non troviamo i pallini e soprattutto, come possiamo trovare scritto qui, il tempo di scoppio è di soli 2 secondi, quindi non è tanto una granata da lanciare dall'altra parte del campo ma da preparare in mano giusto di fianco all'entrata di una porta, quindi prima di bricciare in sostanza per lanciarla dentro e corrergli dietro sfruttando il fatto che il nemico è distratto e lavarlo di pallini proprio a stecca. L'abbiamo usata anche nello scorso video delle granate, mi ha fatto malissimo perché fa veramente un gran botto. Ovviamente vi consiglio di non tirarla vicino a persone giovani o se siete in dei campi dove c'è gente nuova, perché questa veramente fa rimbombare per bene i timpani. Molto fighe, molto comode, funzionano sempre nello stesso modo, 2 secondi sono veramente pochi, quindi mi raccomando, una volta che questa leva della sicura parte, lanciatela il più lontano possibile da voi. Questa è una piccola chicca per chi è un istruttore di forze dell'ordine o chi è affiliato appunto alle forze dell'ordine, il poliziotto e il resto, ovvero la FBG6 Mini. Come vedete è letteralmente la metà dell'altra e questa può essere acquistata solamente da persone che hanno porto d'armi e altri permessi speciali. Questo perché i decibel di questa granata sono molto molto alti, quindi bisogna utilizzarla solamente se si è veramente esperti. Funziona esattamente come l'altra, 2 secondi di delay e poi dopo impatta, esplode e fa fischiare i timpani per bene. Serve principalmente se siete forze dell'ordine e vi dovete addestrare o comunque diciamo entrare nell'idea, nel contesto di un combattimento urbano, roba del genere, ed è veramente molto figa. Mi raccomando, usatela con testa. Partiamo adesso con gli elementi speciali, o perlomeno gli elementi più interessanti del video a mio parere, perché ci distacchiamo un po' dalle granate solite ed entriamo in un mondo un po' più particolare. Partiamo quindi col Tag 18, ovvero il fumogenone della Tagin. Veramente molto figo perché è veramente molto simile a quelli veri. Troviamo sempre leva della sicura, spoletta o anello della sicura, che dir si voglia. Molto molto figo, è un fumogeno, quindi questo qui va scosso e poi lanciato e vi dà la possibilità di avere una copertura fumogena, fuoco, e che quindi vi permette sia di segnalare magari posizioni nemiche che oscurare la loro vista. È un pochino più costoso rispetto agli altri prodotti, però soprattutto da mettere su un setup questo è fenomenale, perché è molto simile a quello che tendiamo a vedere nelle serie, film, documentari, documentaserie, eccetera eccetera eccetera. Quindi carino, non usatelo al chiuso, non usatelo allo stadio, usatelo per giocare a software. Ah, adesso ci divertiamo. I 3 modelli che sto per farvi vedere non sono proprio modelli classici, sono modelli che si distaccano un minimo dal mondo delle repliche appunto da software come granate e sono per chi ha voglia di fare casino e divertirsi. Partiamo con la Tag 67 da paintball. Come potete vedere la forma e le dimensioni, i componenti sono identici alla Tag 67 che vi ho fatto vedere prima, ma questa è blu. Sono letteralmente la stessa granata, questa però è blu e c'è scritto paintball. C'è scritto paintball perché questa è una granata al cui interno c'è il liquido vernice colorata che si usa per giocare a paintball. Che figata! Sostanzialmente al posto di trovare dei pallini all'interno di questa granata troveremo semplicemente del liquido che schizzerà addosso ai vostri nemici. Quindi se vi dovete vendicare di chi non si dichiara o di chi vi ha ucciso il game prima, prendete questa e innaffiate il setup da migliaia di euro con della vernice, che ovviamente si può lavare, non è indelebile uniposca, nemmeno inchiostro, è molto carina per chi vuole qualcosa di diverso, per chi si vuole divertire un pochino di più e per chi si vuole far odiare soprattutto. Tempo di delay è sempre 3,5 secondi, quindi abbastanza per lanciarla dall'altra parte del campo e farla esplodere in faccia a qualcuno. Mi dissocio, si scherza, non fatelo. Stesso funzionamento, stessa ergonomia, più divertimento. Seconda granata del trittico,
sempre qualcosa che si può affiliare al paintball, come vedete dal colore. Questa che ho in mano è l'R2B, ovvero una granata a polvere, non polvere nera, non fosforo bianco, polvere colorata. Mi dispiace, chi voleva delle robe contro la convenzione di Ginevra ci sarà rimasto sicuramente male. Consigliano di stare almeno a 30 metri dall'ospisione senza gear protettivo, quindi noi che giochiamo soft air siamo a posto, quindi fa veramente un bel botto, sempre 3,5 secondi di innesco perché esploda, e questa è veramente molto divertente, un po' più onesta, un po' meno infame della granata a colore che va veramente a imbrattare terribilmente il nemico, e soprattutto fa una bella nuvolina di fumo, giusto per dire sì, li ho accoppati io quelli. Tutte le volte che parliamo di granate macchianti o comunque accessori che vanno a indicare chi hai colpito tu rispetto che gli altri, a me viene sempre in mente questa scena. Arcieri! Io uso una freccia rossa, così so chi ho ucciso. L'ultima granata del trittico è quella perfetta per andarsi a vendicare. Soprattutto è quella granata che userei quando uno mi fa un numero del genere. Chino, questo è il presidente. Chino. Bravo, eh? Però sei veramente troppo bravo, perché io ti posso uccidere solamente con un pallino. Sto parlando della FG6, una granata a piselli secchi. All'interno di questa quindi non troviamo i soliti palline come nelle TAC 67 o le TAC 19, ma troviamo dei piselli secchi. Perché l'hanno fatto? Non lo so, so che fa molto più male rispetto alle altre. Quindi questa è veramente perfetta se volete vendicarvi contro qualcuno. Ovviamente non ha un formato molto realistico, anzi ricorda vagamente l'involucro di quella a polvere. È però veramente molto carina a mio parere, e soprattutto è un pochino diversa dalle solite. Quindi se volete utilizzare qualcosa di diverso, non male. Sempre 3,5 secondi prima dell'esplosione, leva della sicura, anello della sicura, e poi dopo si fa la baldoria. Insomma, questi erano i vari modelli di granate che abbiamo a disposizione. Penso che ci sia un bell'arsenale per essere sempre pronti a tutto. Personalmente i modelli che uso di più, appoggiamole prima che una mi cada e scoppi la terza guerra mondiale, che già ci siamo vicini. Ovviamente i modelli che si utilizzano di più sono la 67 e la 19, sia per praticità che per comodità d'utilizzo, ma avere qualcuna anche delle altre per potersi adattare alle varie situazioni personalmente mi piace tanto. Un setup sul quale c'è magari una granata a frammentazione, due stordenti, due granate a frammentazione, due stordenti, una polvere e il resto, ci permette di essere sempre pronti un pochino a tutto. E soprattutto la cosa che preferisco di questo tipo di granata è l'affidabilità. Non posso tirare la granata e non essere sicuro che questa vada ad esplodere. Faccio una piccola parentesi alla War Rage, ovvero che l'affidabilità bene è intonsa. Scampato il pericolo, tornando a noi, sinceramente l'affidabilità è la cosa più importante quando si parla di granate. Non posso tirare una granata e non sapere quando esplode, perché rischio di ammazzare me stesso e non poter entrarci dietro. Piuttosto, tanto vale buttare una granata finta e andare direttamente dietro a quella mentre il nemico scappa. Con queste siete sicuri non solo di avere una granata che esplode sempre, ma soprattutto di avere un raggio, un campo d'azione all'interno del quale i pallini volano e vanno ad esplodere ottimo, quindi senza se, senza ma. Come al solito, l'affidabilità e l'estetica la fanno da padrone per tutti i prodotti che vi portiamo, e questo a entrambi, tra l'altro con un rapporto qualità-prezzo che per me è ottimo. Ovviamente se mi scrivete nei commenti "io prendo i petardi, ci metto un palloncino intorno coi pallini", liberi di farlo, ma ricordate che la Soft Air Police è lì per punirvi. Detto ciò, io vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui con noi oggi. Trovate ovviamente in descrizione tutti i link di queste bellissime granate nel caso vogliate saperne un po' di più. Siamo sempre al Monopoli Soft Air di Reggio Emilia, spediamo tra l'altro in tutta Italia, lo ricordo, non è un marchettone, è così che bisogna fare. Vi ricordo inoltre di venirci a seguire anche su Instagram, e soprattutto, ancora più importante di tutto questo, è lasciate 5.000 mi piace se volete vedermi saltare in aria un'altra volta. Lo scorso video delle granate ha fatto 25.000 visualizzazioni, sta continuando a crescere, quindi continuate a farmi sognare, fatemi fare contenuti stupidi, ne ho bisogno per il mio cuore. Detto ciò, nuovamente vi ringrazio, vi saluto, qui da Red è tutto, e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Stay angry! Se cadeva ed esplodeva ero tipo licenziato.